Salve a tutti e ben ritrovati. Io sono Michele Cammisa e in questa breve sessione vorrei parlarvi della disposizione dei vincoli in SolidWorks Simulation. Partendo da un esempio molto semplice, che è quello di una piastra appoggiata su due lati e caricata uniformemente sulla superficie, e vorrei farvi vedere delle insidie che si nascondono dietro la distribuzione e la disposizione dei vincoli non corretta. La disposizione dei vincoli e la corretta attribuzione dei vincoli, più che altro, è la prima causa di errori nei processi di simulazione FEM. In questo caso, abbiamo applicato dei vincoli di cerniera, quindi bloccando i bordi di estremità, applicandoli però non sulla mezzeria, ma direttamente sul bordo esterno. Questo può essere tollerato nel momento in cui si rende lo schema isostatico, altrimenti una riproduzione dei vincoli dello schema statico sul modello FEM di questo tipo induce delle coazioni e quindi non è più corretto. Già lo screening di tensione ci mostra tutto sommato abbastanza evidentemente una distribuzione di tensione che non è propriamente corretta, e questo perché è stata introdotta una componente assiale dovuta alla disposizione dei vincoli che non sono sulla mezzeria, ma essendo appunto sull'estremità, non riproducono correttamente uno schema isostatico. Quindi il sistema per ovviare a quest'errore, quello di modificare la disposizione dei vincoli utilizzando invece le mezzerie. Rieseguendo il nostro studio, otteniamo una distribuzione, questa sì, più corretta. Abbiamo anche un abbassamento delle tensioni. Si può continuare a utilizzare il bordo d'estremità per applicare il vincolo, però in questo caso bisogna porre attenzione, cioè bisogna rendere nuovamente lo schema isostatico, isostaticità che abbiamo perso nel momento in cui invece spostiamo tutti e due i vincoli, non dalla mezzeria al bordo estremo. Quindi riduplichiamo il vincolo, modifichiamo il vincolo di partenza, bloccando un bordo, e sull'altro vincolo, che poniamo sempre sul bordo in alto, applichiamo in realtà un vincolo con geometria di riferimento. Quindi riprendiamo il nostro bordo e rispetto a una faccia di riferimento assegniamo la traslazione nulla. In questo modo abbiamo replicato uno schema di appoggio e cerniera, che anche non essendo applicata nella mezzeria della sezione, comunque ricrea uno schema isostatico e quindi ci consente una simulazione corretta. Infatti rieseguiamo la simulazione e potete vedere che il diagramma, lo screening di tensione, non si è modificato. Il nostro modello dà un risultato corretto. Questo tipo di errore che ho voluto illustrare inizialmente è in realtà abbastanza frequente. Non dobbiamo considerare un'analisi molto semplice come quella che vi ho illustrato, ma spesso lo stesso elemento è inserito in un contesto più complesso in cui le condizioni di vincolo sono difficilmente assegnabili sulle mezzerie. Pertanto bisogna porre attenzione a questo escamotage, altrimenti il sistema ci dà una risposta completamente sbagliata. Un'ultima nota, volevo farla sulla mesciatura, e visualizzando la mesh si può notare come il pannello è correttamente modellato perché la mesh è su due livelli. Non avendo modellato il pannello con un elemento solido shell, ma invece con un elemento solido brick di tipo tetraedrico, il sistema fornisce dei risultati corretti, soprattutto a livello di tensione, se vi sono almeno due ordini di
di elementi che consentono una corretta interpretazione della tensione flessionale. Per quanto riguarda invece il discorso di come è stata ottenuta questa mesh su due livelli e di un sistema pratico per realizzarla, appunto, ve ne parlerò nella prossima sessione. Per ora, come sempre, sperando che il tutorial sia stato di vostro interesse, vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alla prossima. A presto!